Cortona Sviluppo regge l'impatto del caro energia e si avvia a chiudere il bilancio 2022 inutile grazie agli investimenti. Oggi l'amministratore della società in house del comune, Procaci, e il sindaco hanno dettagliato i numeri. Avevamo chiesto di investire sulla società a partire dal nostro mattatoio comunale che, ripeto, sta dando servizi, quindi molto importanti a un territorio molto più vasto che oltre il comune di Cortona. Questi sono arrivati con un aumento molto interessante di fatturato. Il fatturato tra convegnistica e mattatoio porta un dato di più 380.000 euro e una parte di questi appunto vengono dal mattatoio grazie ai nuovi investimenti. Ma il dato molto saliente è anche l'aumento molto interessante, che sfiora quasi 200.000 euro, delle sale congressuali. Siamo a 1.661.000 circa di fatturato anno in una società che fatturava poco più di 1 milione, quindi diciamo che le nostre previsioni sono state avvallate da questo bilancio. Questo bilancio potrebbe essere stato molto migliore se non ci fossero stati gli aumenti di energia elettrica, gas e metano, che hanno un dato molto negativo per noi, che hanno un più 170.000 euro. Quindi ecco, diciamo che tuttavia abbiamo fatto comunque un bilancio positivo e i 65.000 euro che erano stati messi a disposizione come contributo a sostegno dell'energia elettrica da parte del comune, solo una parte, 48.000, sono stati utilizzati. Per il mattatoio è arrivata recentemente anche un'ulteriore novità. Ci siamo dotati anche di attrezzature nuove, particolari, che hanno, dopo mesi per l'ottenimento delle dovute autorizzazioni, siamo riusciti a arrivare a macellazione anche della selvaggina, quindi possiamo far fronte anche a una richiesta dei nostri ristoratori e dei nostri cacciatori e macellare, quindi cinghiali, cervi, daini, quello che porteranno. Questo è un grosso servizio, tenuto conto che le celle di sosta più vicine erano molto molto lontane. E a proposito della convegnistica, a dimostrazione che l'interesse è in crescita, scarseggiano già date disponibili nel calendario del Centro Sant'Agostino. È un bel incoraggiamento perché la struttura è quasi completamente piena. Chiaro che tutto si concentra su un periodo limitato di tempo, perché tutto è concentrato da aprile a ottobre, e questo complica notevolmente trovare date disponibili per accontentare tutti. Però speriamo che questo periodo possa allungarsi, quindi che già da quest'anno abbiamo lavorato nel mese di gennaio, abbiamo avuto Biodiven, è stata una manifestazione a Vignonesi molto interessante che ha portato tantissima gente, è avvenuta a gennaio, quindi credo che continuando con questa pubblicità, con questo inserimento nei social, possa portare poi anche frutti in periodi più morti per Cortona, con un beneficio per l'intera città.